Poi quando uno comunque non sta bene anche di umore, non ha voglia di prendersi cura di sé e quindi poi diciamo che può partire dal non mi prendo cura di me e quindi poi mi vedo Così. peggio piuttosto che stare peggio e non avere desiderio di prendermi cura di me. Per cui è anche vero che Sì. quando l'umore è veramente a terra, pensavo anche a questo viso che comunque non ha una sua tonicità, è anche vero che poi l'umore, così dice, c'è una deflessione del tono Io dell'umore, no? sono tanti anni che mi occupo di medicina estetica, ma mai come in questo periodo ho pazienti che magari vengono e diciamo si va a parlare di medicina estetica dopo una visita, magari per controllo dei nei piuttosto che per una patologia. Ti fanno una domanda, le guardi, i consigli. Tornano e si rendono davvero, cioè mi chiedono più cose. Prima non era così, c'era sempre un po' insomma la regola della formichina, faccio. Adesso invece la gente fa, non so, le labbra, si vede meglio e mi torna a breve per dire sì, però alleggeriamo allora anche gli occhi. Lei mi aveva detto che si poteva. Sì, ma quasi quasi, dottoressa, ma queste macchie, cioè perché? Prendono spunto da una cosa che in realtà tu gli crei in mezz'ora, voglio dire, senza modificarle, per cui loro si sentono rassicurate, almeno questo è il mio di approccio, cioè quello che farei a me stessa, tendo a proporre anche ai miei pazienti, quindi qualcosa di molto naturale, quello che diceva prima il dottor Garassino, cioè che non destabilizzi, uno deve vedermi meglio, non deve chiedermi che cosa mi sono rifatta, ma si sentono meglio, si sentono più spronati, io le vedo perché vengono magari la seconda volta con un filo di trucco o vengono con non so, un Che è gioiello, la una stessa cosa che cosa. Sì. quando uno si vede, quando inizia a fare un lavoro su di sé, stando male, ovviamente poi ci sono vari livelli di sofferenza e quindi ovviamente poi ci sono anche varie tipologie di intervento, però quando poi ci si sente meglio viene anche più il desiderio di prendersi cura di Di sé, per se cui, stessi. ma è anche una cosa che a volte quando si vedono persone stare proprio male e ovviamente si sa che c'è anche un tempo in cui hanno bisogno di stare male per riuscire a stare veramente meglio, poi si suggerisce anche di prendersi anche un po' di tempo per Qualche curarsi. coccola, qualche Sì, coccola per è il se fatto proprio stessi, anche sì. solo di avere davvero un'attenzione, pensando e partendo dal presupposto che comunque non si è persone sbagliate, si è persone sofferenti. Quindi la cura di sé parte partendo dal presupposto che quello che io sono come essere umano resta. E quindi anche dedicarsi un po' di tempo a guardarsi, a riguardarsi con uno sguardo differente. Ci Un sono tempo sempre c'era, un tempo di stati. cura del proprio corpo che faceva sì che poi È vero. alcune cose venissero viste, notate e ci si prendesse cura. Ad oggi siamo arrivati più al curare il corpo piuttosto che a Ma prendercene tante cura. volte, ad esempio, in questo periodo, una delle malattie che con più frequenza mi capita di vedere è la dermatite seborroica, che è una manifestazione da stress psicofisico. E quando tante volte dico, ma lei deve in qualche modo ringraziare che il suo organismo sta buttando fuori con una dermatite che sarà pure fastidiosa, che sarà pure antipatica, ma che è una dermatite superficiale non grave, perché probabilmente se non avesse questa valvola di sfogo sarebbe peggio, cioè avrebbe veramente un tipo pentola a pressione, un'altra probabilmente sintomatologia più Che poi grave.